Grazie Presidente, grazie a tutti, è bellissimo essere qui stamattina in questo meraviglioso resort a parlare con la Banca Tema, a parlare con i soci, a guardare tante presenze, vedere tanti volti che si fidano della banca, che si fidano della Banca Tema, che dimostra con i numeri di avere sicuramente incrementato in questo tempo difficile, con una congiuntura molto spesso avversativa, fluttuante, volatile, volubile, a seconda dei mercati, le pandemie, le guerre che influenzano sicuramente le nostre scelte, i costi energetici e tutto quello che riguarda anche il rapporto che esiste tra cliente e istituto di credito bancario cooperativo, riesce sempre a crescere, a migliorarsi, a progredire, vantando anche un credito nei confronti dei clienti di 1,5 miliardi, che per chi conosca un po' il linguaggio bancario non è certo poca cosa, con un utile di 22,4 milioni di euro. 19.000 sono gli associati, 70.000 clienti, ma quello che più mi colpisce della Banca Tema è proprio la sua vicinanza al territorio. Poc'anzi sono stato intervistato e mi è stato chiesto di aggiungere una definizione a quello che potrebbe essere il mio concetto di Banca Tema: banca del territorio. È vero che c'è scritto, è vero che così si autodefinisce, ma molto spesso noi tutti abbiamo la contezza, la consapevolezza di trovarci in situazioni in cui le cose che si dicono poi non sono conformi alla realtà, divergono spesso dalla realtà. Nel caso della Banca Tema invece vi è un'assonanza perfetta, una sincronia veramente difficilmente ritrovabile in altri contesti bancari. Io tutte le mattine incontro, sono anche persona che si alza presto la mattina, da buon ex agricoltore, il direttore Becherini, persona geniale, intelligentissima, disponibilissima, come presidente del distretto biologico della Marina Toscana, che insieme alla Regione Toscana, ringrazio ancora una volta anche Leonardo Marras, nel recente passato abbiamo velocemente costituito, ottenendo un riconoscimento regionale in tempi record, ma anche il decreto ministeriale. Abbiamo spesso parlato di convenzionamenti bancari rispetto appunto alle necessità degli agricoltori e degli imprenditori. E immediatamente, ancor prima che appunto fosse siglato il successo della stipula assembleare, della creazione e della nascita del distretto biologico, Banca Tema si produceva con una documentazione, con una proposta convenzionale a favore degli associati, che poi dopo pochissimo tempo si traduceva effettivamente nello stanziamento di un plafond rinnovabile, rivalutabile, rimodulabile al rialzo di 10 milioni di euro a favore dei soci del distretto biologico della Marina Toscana. 7 comuni hanno quindi, grazie a Banca Tema, gli associati, la possibilità di intervenire sulla ristrutturazione creditizia, sul consolidamento fondiario, sulle difficoltà anche negoziali relative ai mutui, sull'acquisto di nuovi macchinari per rendere lo sviluppo tecnologico delle nostre imprese ancora più attuabile. Questo significa essere tempestivi, essere concorrenziali, essere vicini al territorio, non soltanto a clienti classici, ma anche alle imprese. Le imprese che poi sviluppano occupazione, sviluppano lavoro, produttività, ricambio generazionale in un tessuto, quello agricolo, nella fattispecie, ma non soltanto, che sicuramente peculiarizza in maniera molto importante il nostro territorio grossetano. Ma come sindaco ovviamente ogni giorno in sinergia con le associazioni, con gli enti e con chiunque si occupi di qualunque tipologia di situazione e di evento, quindi dal volontariato, dal sociale, dallo sviluppo e dall'accrescimento valoriale culturale, sempre Banca Tema al primo posto nel dimostrare vicinanza con fatti e non con le parole, quindi anche a livello di crescita culturale, dal punto di vista seminariale e convegnistico abbiamo affrontato tematiche molto interessanti che riguardano la nostra comunità europea. Quindi ringrazio Banca Tema per quello che ha fatto, per quello che fa e sicuramente per quello che farà, perché chi ben comincia a metà dell'opera, Banca Tema è radicata nel territorio, ma ogni anno si rinnova e quindi affronta e mostra il suo volto alla novità, all'innovazione in maniera esemplare. Grazie alla Banca Tema, grazie a tutti gli associati che ci credono, grazie a tutti voi.